E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio, e quest'oggi siamo arrivati al 50° episodio, ragazzi, e quindi voglio portare un episodio che sinceramente mi tocca, ok? E preparatevi, perché non sarà un bel episodio. Secondo me molti si sentiranno un po' presi in causa da questo episodio, ma io voglio dire la mia, e sinceramente è proprio perché dentro questa cosa ci sono caduto come in un baratro che voglio parlarne, e sinceramente mi dispiace che molti la pensano diverso da me, perché purtroppo non riesco a capire il motivo. Però vabbè, ci sta, cadrò un po' nella soggettività. Per chi conosce già, naturalmente l'avrà capito di che cosa stiamo parlando. Quest'oggi è l'episodio capolavoro, che naturalmente dovrà essere confermato da me. Poi ognuno può essere della sua opinione, ma io parlerò oggettivamente e quindi poi darò anche un voto soggettivo, quindi, cioè oggettivo, quindi naturalmente potrebbe anche essere in disaccordo il voto con quello che penso. E quindi partiamo con la recensione di Berserk, ragazzi. Allora, prima di tutto vorrei parlare, per quanto riguarda, naturalmente noi stiamo parlando soprattutto di film, anime, cose varie, della serie animata. Partiamo con quello degli anni 90. Allora, la prima serie degli anni 90 è, come posso dire, la stessa cosa che viene riproposta varie volte dagli anime che sono stati rifatti su questa serie. Quindi diciamo la cosa dell'eclissi, il cavaliere, adesso non mi ricordo come si chiama il demone, quello cornuto figo, vabbè, comunque ho capito, avete capito se conoscete, tutta quanta, insomma, la storia che parte dagli inizi di quando Gatsu, che è il nostro protagonista, nasce fino a il panico più totale. Perché poi non è stato più continuato quasi un cazzo. Infatti da dopo le eclissi, mi pare che tipo quella del 2016, che era stata fatta quasi tutta in CGI, proprio di merda colossale, parlasse anche di dopo le eclissi, però lo faceva in un modo abbastanza inutile e quasi piena di episodi filler, da quello che ho visto. Quindi comunque non continua, perché il manga, per chi lo sa, è stato messo in pausa per un bel po' da Miura che l'ha scritto, e quindi non lo so, penso l'abbiano fatto per Dindi. Comunque mi pare che tuttora non è finito, e se c'è una fine è la fine fatta da, perché poi ho smesso di seguirlo, è la fine fatta da gli aiutanti di Miura, non da lui stesso, perché lui è morto prima. E sì, è morto. E niente, la trama del primo, sinceramente, a parer mio, lascia a desiderare, come la trama un po' del tutto. Cioè, come posso dire, ci sono dei cambi repentini che comunque questo dovrò spiegare tramite i personaggi, che non sono spiegabili a livello di sceneggiatura di un'opera, sinceramente, assolutamente no. Sinceramente penso che molte volte, poi ne parleremo nell'obiettivo, i cambi di trama e molte cose che avvengono solamente per darti fastidio, quasi, e non riesco a capire il perché, cioè non riesco a capire perché questa cosa viene idolatrata. Ok, molte volte la trama è particolarmente vaga, cioè non manca mai di
tizio X, personaggio misterioso che arriva e che ti dice: oh, sta per succedere una cosa! Così, tipo, ogni quattro puntate, tipo, si può dire. E nel resto non succede quasi nulla, tranne squartamenti, farti vedere quanto è forte il protagonista, che ha più o meno lo spessore di una nocciolina, che non capisce un cazzo e fa tutto tramite la spada, tranne incazzarsi, perché appunto Berserk incazzato, ci può sta. E poi l'introduzione di altri personaggi che vabbè, poi ci arriveremo. La trama dei film è la stessa identica, solo accelerata al doppio, quindi ancora con minor senso. Si mette tipo ad aiutare gente in quella serie, ammazzare tizi, viene pure mezzo catturato. Vabbè, non, cioè, quella del 2016 penso sia forse la più odiata di tutti, anche dagli amanti. Cioè, tutte le serie animate sono odiate dagli amanti di Berserk, perché non c'entrano quasi nulla a livello di velocità, ecco, di profondità di quello che c'è, non c'entra molto. Forse proprio l'unica che un amante di Berserk potrebbe consigliare di vedere appunto è quella degli anni 90. Perché è quella fatta leggermente meglio, e lo ammetto. Quella è guardabile, ok? Ma guardabile, insomma, se siete amanti del genere. Poi faremo anche un discorso su questo. Quindi come trama, io sinceramente potrei dire, spoiler per chi non l'ha visto, vari momenti in cui, sinceramente, secondo me, è proprio un buco di trama dato dal personaggio inutile e spiegato col culo. E sinceramente anche tutti quelli, a me stanno sul cazzo, ragazzi, ve lo dico, quelli lì che vogliono per forza trovare la filosofia nelle cose, cioè che vedono due paroloni in croce messi una dopo l'altra e pensano che dietro ci sia chissà che, non lo so, spiegazione cosmica della Madonna, quando invece poi magari il creatore dell'opera stava scorreggiando quando ha scritto quella frase e ha detto proprio sì, puzza proprio di merda come la mia scorreggia questa frase, quindi ce la butto. E tutti quanti quelli lì che intanto si spippettano su quella frase e dicono oddio quanto, oh, quanto è figo. Questo è quello che io ho visto in vari momenti di Berserk, e in questo caso non parlo solo dell'anime. E dicevo, per dire, dei buchi di trama enormi sono, che ne so, il fatto che Griffith o Griffiths, o come cazzo lo volete chiamare, così a cazzo di cane fa delle scelte, cioè prima tizio della Madonna incredibile, super intelligente, poi scelta del cazzo, si tromba la figlia del re, random, così, e poi naturalmente lo ingabbiano. Cioè, non poteva prevedere questa cosa, questo personaggio così intelligente, così scaltro, così... Pure il fatto del... per carità, la prigionia, quello che ti pare, quello che vuoi, il fatto del... Io penso sempre al mio gruppo, alla mia compagnia, poi tradisce gli amici così, senza motivo. Vabbè. E non solo li tradisce, cioè, una persona che ama i suoi amici, può succedere, dai, può succedere, cioè, a me danno 10 miliardi di euro se tradisco i miei amici, ok? Ci può stare, una persona intelligente li tradisce, ok, si prende quello che ha, ma sicuro non è che va a infierire. È come se mi dicono, allora, tu dai una pizza a un tuo amico... ti diamo 10 miliardi. Io invece di dargli una pizza, gli sparo e ammazzo tutta la sua famiglia davanti ai suoi occhi. Questa è una cosa intelligente? È una cosa di un personaggio che ama i suoi amici? Secondo me no. È la storia di un pazzo malato di merda che poi, per di più, andando avanti, peggiorerà ancora di più la situazione, perché si andranno a creare molti altri buchi di trama, tipo, non lo so,
personaggi che si rincontrano e parlano come se non fosse successo nulla, quasi. Cioè, io sinceramente non capisco perché questa cosa. Prima che mi venga da rompere il cazzo, sappiate che io ho letto anche il manga fino a un certo punto, perché dopo che ho visto i film e la prima degli anni 90, essendo che non ti spiega tutto e poi ti lascia anche un po' così, era diventata una specie di infognatura per me andare a leggere e cercare delle spiegazioni, che ci fossero, se ci fossero delle spiegazioni in futuro, che cercavo con tutto il mio animo, ok, per dire perché io ho visto questa cosa. No, non ci sono spiegazioni. E se mi è andata a cercare la frasetta di merda che mi dice no, perché questo vuol dire quella cosa, perché se letto in aramaico, a dire la verità, in sociologia questa cosa vuol... andate a miraffo, ok, sono vostre pippe mentali, fine. E con questo io la trama la direi che è sinceramente proprio uno zero, ragazzi, uno zero a livello oggettivo, perché la trama è 10.000 volte secondaria, non serve a un cazzo, la trama non esiste, è tutto dietro ai personaggi che ti devono far vedere che sono carismatici, quello che vi... però non mi potete dire, ok? Non mi potete dire che a livello oggettivo questo manga o questo anime hanno una trama presente, perché non è vero. Se mi venite a dire che c'è una trama importante dentro questo anime o questo manga, voi una trama non l'avete mai vista. Andiamo avanti con i personaggi. Allora, qui possiamo dire che sarò leggermente più clemente. Allora, sicuramente non con Griffith, che è quello lì più amato, più... oddio, quanto è bello, quanto è aesthetic, quanto è figo. Mamma mia, guarda che belle frasi che compone. Cioè, il fatto è questo, quello che vi vorrei chiedere. Quale Griffith vi piace? Perché cambia repentinamente in base a come cazzo gli gira. Quindi, ditemi quale vi piace e io vi dirò, vabbè, allora c'è post Howard che ti piace quello. Ma siccome qui stiamo parlando di una bambina corciclo che cambia idea e che gli hanno dato pure i poteri di Dio, beh, sappiate che potrà succedere solo che è un casino micidiale proprio, cioè potrà succedere solo cose random a cazzo che andranno in base a come si è svegliato quel giorno, e per di più, appunto, avrà il potere per fare quello che cazzo gli pare. Vabbè. Poi, Gatsu, sinceramente, come personaggio, io potrei dire che fa il suo lavoro. Dai, questo possiamo dirlo. Allora, è un personaggio estremamente banale, estremamente istintivo, si può dire. Non si può dire neanche il classico protagonista, perché comunque lui è bello incazzato. Molte volte magari si ritrova a fare la cosa buona e neanche se ne accorge, o neanche gliene frega un cazzo di fare la cosa buona. Appunto, nasce come mercenario, poi vabbè, sta cazzata del fatto che è nato da una donna morta, quella è perché ti devono far vedere per forza roba dark che ti dica guardate che questo è figo, perché cioè, pensate, è sopravvissuto a un parto da una donna morta, wow, ok. E può piacere, posso capirlo, fa il suo lavoro da protagonista un po' pure degoscio, se vuol dire, un po' testardo sicuramente, a volte però diverso dal classico shonen magari, così, che pensano i protagonisti sono quelli là. Lui non è chiassoso, anzi è molto silenzioso, si fa molto i cazzi suoi, e cose che comunque puoi apprezzare, ci può stare. Non posso dire che Gatsu sia un protagonista completamente di merda. No, non posso dirlo questo. Anche se comunque a me non piace, però non posso dirlo. Come altri personaggi praticamente potrei saltare, perché praticamente esistono solo per fare da contorno. E
ci stanno un sacco di personaggi che vengono idolatrati, appunto tipo il cavaliere quello teschio, oppure il demone della Madonna, che sono idolatrati come se fossero Gesù Cristo e appaiono, almeno nell'anime, per 2 minuti totali in tutto. E appunto quello che fanno è semplicemente far vedere quanto sono fighi, guardate quanto siamo fighi, haha, e poi yeah, arriverà, yeah, così creano suspense, capito? E basta, almeno questo sull'anime. Sul manga sono un po' più presenti, è vero, infatti non gli darò, non metterò questi tra i personaggi proprio negativi, va bene. Poi che altro posso dire? Che ne so, ci sono gli altri dei, che appunto pure loro sono abbastanza secondari, anche la compagnia di mercenari di Griffiths fa il suo lavoro, deve fare quello che fa, insomma, e basta. Per il resto non mi sento di parlare di altri personaggi in base a quello che so io. E sinceramente come personaggi... si salva sicuramente dallo 0. Penso che darò un 4, perché comunque l'unico personaggio che potrei dare quasi alla sufficienza appunto è Gatsu, perché fa il lavoro che deve fare. Però tutti gli altri sono troppo secondari per dare dei voti in più. E poi c'è l'altro personaggio principale praticamente, che è Griffiths, che invece butta tutto nel cesso. Allora, l'obiettivo, a dire la verità, avrà un voto alto, ragazzi, perché adesso vi spiego che cosa si capisce da quest'opera. Allora, ripeto che io come capolavoro non intendo un capostipite, diciamo, di un genere, perché siamo tutti d'accordo che Berserk sicuramente ha creato un genere. Sono d'accordo. Non è quello che pensate, non è il Dark Fantasy. Di Dark Fantasy io ne conosco molti altri che sono molto meglio di questa roba, e ne esistono anche da prima di Berserk, quindi no, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando, secondo me, di quello che potremmo chiamare come il genere Rise. Cioè, quando uno va a vedere un film, ricerca di solito un'emozione specifica che prevale sulle altre. Una commedia di solito ti fa ride, un horror ti fa paura. Questa opera ha creato il genere dell'incazzatura. Ed è azzeccatissimo, su questo non posso dire niente. Berserk, cioè tu lo guardi e vuoi proprio spaccare tutto. Vuoi proprio spaccare tutto, la faccia di tua nonna, non lo so, il senato, vuoi per davvero. Non so come cazzo si fa a guardare questa roba e a non incazzarsi. Se non vi incazzate, non vi siete immedesimati. Se non vi incazzate e vi siete immedesimati, beh, probabilmente avete qualche problema mentale. Perché, cioè, punta proprio a quello. Infatti l'obiettivo, io ve lo dico, per come sto, 10, non posso dirgli altro. L'obiettivo di questa opera è azzeccatissimo. Purtroppo io non volevo dargli un 10, perché per me io avrei dato 0 a tutto, perché lo odio ragazzi, però purtroppo devo dare un 10, perché l'obiettivo, ripeto, è azzeccato al 100%. E quindi ragazzi, cioè, io lo dico, come voto finale è un 3,5, facciamo un 4, dai, 4. Capolavoro assolutamente non confermato per quello che è nella mia linea, perché, ripeto, per me il capolavoro non è il primo che apre una serie e tutto il resto che ti fa... cioè, non è il primo a creare un genere, come molti pensano. Per me il capolavoro è l'apice del genere. La commedia, non è che la prima commedia mai fatta per me è un capolavoro. Il capolavoro è la migliore commedia mai fatta. E di solito la vado a trovare in base a dei valori oggettivi, come quali trama, personaggi e obiettivo. Quindi non per forza deve essere quella che piace di più a me.
ma magari è quella più... che si avvicina di più alla perfezione. Ecco, per me, quello che dovrebbe essere un capolavoro. Adesso parliamo un po' di quello che penso a livello proprio tossico della fanbase, di quello che c'è dietro. Allora, se questo tipo di roba vi piace, allora o siete masochisti, o l'avete vista senza immedesimarvi, avete fatto solo ammazzo che figo, squartamenti, oppure siete malati mentali. Per me dire che Miura, il creatore di questa serie, di quest'opera, che chiamarla opera per me è un po' un insulto, perché è un po' come chiamare opera l'olocausto, e sinceramente appunto è un po' come chiamare brava persona Hitler, perché secondo me è stato idolatrato un pazzo maniaco che ha sfogato tutti i suoi pensieri malati dentro a un manga, un'opera che è stata idolatrata da un sacco di altre persone malate, e che poi è diventata una moda dire ammazza che figo, ammazza che figo. Ci sono veramente scene grevi, regà. Grevi forti. Cioè, e non stiamo parlando di splatter che dite no, no, qui si tratta proprio di perversioni. Perversioni che io sinceramente ho visto nella mente di quel malato che ha scritto quest'opera. Perché non posso chiamarlo in un altro modo. C'è gente che dice che le loli sono pedofilia. Per me quelli non capiscono una sega, ma soprattutto se non dicono che questo è un'opera che... cioè, per me, ve lo dico, per me dovrebbe essere proprio tolta dal mercato. Perché... ragazzi, è... non lo so, cioè, è come se faccio un libro... ok, chi è stato creato? Non esistono questi personaggi. Ma adesso faccio un libro di gente squartata gore. E la gente ci si... masturba sopra. Beh, pensate che è una cosa sana? Beh, per me no. Poi ditemi voi. Perché sì, c'è gente che lo fa. E ecco un'altra cosa che odio della fanbase, è che molti lo seguono solo per moda, molti lo difendono a spada tratta, e difendono una cosa che secondo me non sanno neanche che cos'è. Perché... non, magari neanche l'hanno letto attentamente, oppure non l'hanno capito e tutto il resto, e quindi trovano della filosofia dietro a una cosa che per davvero per me è il nazismo, e stiamo lì. Se volete scrivere nei commenti insulti vari, fatelo pure, perché tanto so che avverrà questa cosa, visto che probabilmente tutte le persone che amano questa serie sono appunto persone impulsive che hanno solo odio nelle vene, perché non può essere altrimenti. Ah sì, comunque i disegni sono bellissimi, lo ammetto anche io, bravo, bravissimo, cioè dai, quello lo ammetto pure io, i disegni sono veramente mozzafiato, devo dire. Però anche Hitler disegnava bene. E niente, ci vediamo al prossimo video, che non lo so, forse doppierò Bambi.